Meno plastica, meno fornelli, più salute. Sono queste parole chiave a guidare le scelte degli italiani secondo il rapporto COP 2019 sui consumi. Sempre di corsa e tra mille impegni, in 20 anni il tempo che dedichiamo a cucinare si è dimezzato, con conseguenze inevitabili. Aumenta la spesa per la ristorazione extradomestica ed è boom per il food delivery, che è utilizzato dal 26% degli italiani e che, con un giro di affari di 566 milioni di euro, è il primo comparto del mercato online. Anche negli acquisti al supermercato vince l'instant food, con una crescita del 9,3% in un anno. Negli ultimi 12 mesi il giro d'affari dei Ready to Eat è stato di 1,6 miliardi di euro. In questa rivoluzione gastronomica si è perso di vista anche il concetto di portata e al primo o secondo piatto della tradizione preferiamo gli snack, frutta e verdura confezionate, barrette e tutto ciò che può rappresentare un piatto pronto. Ancora meglio se le confezioni sono ecosostenibili. Il 68% degli italiani infatti è favorevole a far pagare un supplemento per i prodotti in plastica monouso, così da disincentivarne l'acquisto. Le abitudini non cambiano solo nel piatto, ma anche nel bicchiere. Qui è nata la nuova moda delle acque aromatizzate, che negli ultimi 12 mesi hanno più che raddoppiato le vendite. Al contrario, sono in calo le bibite gassate, un segnale evidente dell'attenzione crescente dei consumatori alla salute. Non è un caso, infatti, che il carrello degli italiani si riempia sempre più di fibre e proteine a scapito di grassi e carboidrati. Il 2019 segna, dopo anni di riduzione dei consumi, il grande ritorno della carne, soprattutto italiana.